Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, come sa meglio di me, durante il governo Monti, precisamente col decreto Salvi Italia, il ministro Fornero ha introdotto quella, dal nostro punto di vista, drammatica riforma delle pensioni che ha colpito in modo durissimo i nostri cittadini. Le ricordo fra tutti il problema degli esodati. Problema per il quale il suo governo, precisamente nella seduta del 24 giugno 2014 della Commissione Lavoro, si era impegnato a risolvere in maniera strutturale, ma non l'ha fatto. Le ricordo il problema del personale della scuola, i cosiddetti esodati della scuola, quota 96, altro impegno sul quale il suo governo purtroppo è venuto meno. Le ricordo i lavoratori che svolgono mansioni usuranti, i quali sono stati anche loro colpiti dalla riforma delle pensioni Fornero. E infine, motivo anche principale, riforma che ha colpito e ha contribuito a far salire in modo drammatico la percentuale di disoccupati giovani. Anche lei, sono convinto, perfino lei possa capire che in un momento di contrazione economica andare a bloccare il ricambio generazionale nei posti di lavoro significa aumentare la disoccupazione. Le chiedo quindi se il suo governo ha intenzione di intervenire al fine di abrogare in modo definitivo quella riforma e tornare al regime previgente. Grazie. Grazie, prego, Presidente Renzi. Signora Presidente, gentili deputati, credo che se persino io posso capire l'importante nesso che esiste tra l'innalzamento dell'età pensionabile e la disoccupazione, immagino che persino lei, deputato della Lega, possa ricordare che è stato il ministro del welfare Roberto Maroni a intervenire per primo in modo significativo innalzando l'età pensionale, aprendo peraltro con il governo successivo una discussione che trovo anche particolarmente interessante. Si figuri che nella mia onestà intellettuale io ho ritenuto un errore la scelta del mio schieramento di abolire lo scalone di Maroni, perché credo che l'onestà intellettuale non faccia difetto a nessuno di noi qui dentro o persino a voi, chi lo sa. Nel merito, vorrei ricordarle che un emendamento particolare alla legge di stabilità 2015, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera con il parere favorevole del Governo, ha previsto l'eliminazione delle penalizzazioni previste dalla Fornero per l'accesso alla pensione anticipata per coloro che matureranno la pensione entro la data del 31 dicembre 2017. Per tutte le altre penalizzazioni previste, ricordo che anche di recente Governo e Parlamento hanno provveduto più volte a estendere il numero dei casi di deroga dal meccanismo di penalizzazione in relazione a fattispecie di particolare interesse sociale. E le ricordo infine che la quinta Commissione della Camera ha approvato un emendamento del Governo alla legge di stabilità 2015, emendamento del Governo, che prevede che l'importo della pensione non può comunque essere superiore a quello che sarebbe stato erogato con il vecchio sistema retributivo. Questo limite si applica ai trattamenti pensionistici, compresi quelli liquidati in passato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. Capisco che questa cosa un po' vi danneggi, perché tanta parte della vostra retorica e della vostra polemica sui media in queste settimane era proprio legata a questo. Ma per consentirvi un maggiore utilizzo della vostra abilità retorica, le lascio, deputato Fedriga, tutto l'elenco delle iniziative rivolte da questo governo nei confronti del mondo delle pensioni, e aggiungo e chiudo un unico elemento. Ci sono vari modi per relazionarsi ai cittadini. Credo che in questo momento, mai come in questo momento, sia chiaro che da una parte quello dello schieramento a cui lei appartiene, che magistralmente conduce in questa discussione alla Camera, c'è il gruppo di quelli che puntano sull'alimentare la rabbia, la tensione, la paura, la preoccupazione, dare messaggi che siano messaggi di terrore rispetto al futuro. E chi, consapevole della quantità dei problemi, cerca invece di raccontare agli italiani la verità, e cioè che se ce la mettiamo tutta le cose possono cambiare. Oggi l'età media degli italiani è cresciuta, di conseguenza si sono fatti degli interventi con Maroni e la Fornero per innalzare l'età pensionabile. Siamo sempre pronti a discutere e a parlare di tutti, ma senza cercando di fare terrorismo mediatico e demagogia pura che alla fine si ritorce contro chi la fa. Grazie. Deputato Fedriga, prego, facoltà di replicare. Grazie Presidente. Presidente, avevo detto che perfino lei forse avrebbe capito il dramma della riforma Fornero, purtroppo mi ero illuso. Mi ero illuso che lei potesse capire i drammi che stanno vivendo i cittadini. Ogni volta che qualcuno la contesta, lei dice che alimenta rabbia e terrore. La rabbia e il terrore, Presidente, l'alimentano le balle che lei continua a raccontare e le risposte che non riesce a dare il Paese. Io le ricordo i dati
che non le racconta la Lega, ma le dicono tutti gli istituti di ricerca di questo Paese. Col suo governo è salita la disoccupazione. Siamo al 13,2%, il massimo storico dal 1977. Col suo governo è salito il debito pubblico. Col suo governo è aumentato il numero delle imprese che chiudono e falliscono. Questa è la rabbia e terrore che c'è fra i cittadini. È quella a cui noi vogliamo puntare di risolvere e dare delle risposte concrete e non qualche slide con qualche termine temporale che regolarmente non viene rispettato e progetti che regolarmente non affrontano e non risolvono il problema. Lei continua a raccontarci che ha diminuito di 18 miliardi di tasse. Questa è l'ennesima balla che lei ci racconta, Presidente, perché lei è riuscito poche volte nella storia, forse Monti l'ha fatto, ad aumentare in modo retroattivo le tasse sull'IRAP che lei stesso aveva diminuito 6 mesi fa. Lei è il Presidente del Consiglio di quel governo che spende 12 miliardi all'anno per finanziare l'immigrazione clandestina. Lei è quel Presidente del Consiglio di quel governo che nella giornata di ieri ha votato la depenalizzazione per dei reati che sono oggettivamente di allarme sociale. È questo che crea allarme e paura tra i cittadini. Non avere la sicurezza, non avere un futuro per il domani, non avere un lavoro, non avere delle vere risorse che vengono messe a loro disposizione. E allora, e concludo il mio intervento, auspicando con il massimo spirito costruttivo che forse lei metta un po' da parte la sua arroganza e guardi con più attenzione ai problemi veri che vivono i cittadini, perché non si vince avendo ragione o facendo lo sbruffone ad un dibattito alla Camera o in televisione, si vince dando una risposta ai cittadini che vivono la crisi economica occupazionale. Grazie.